Federica Fontana Ran Federan Toro presentatrice, influencer, ambassador, testimonial, tante sincera diretta perché ho il cuore rosso-nero cacà di Porta ad Atene il 23 maggio del 2007 quando il Milan ha vinto la Champions. Il mio amore per il calcio è stato un caso. Non ho avuto un padre che mi ha iniziato al calcio, non ho avuto un marito che era tifoso di calcio, ma abbiamo avuto un rapporto privilegiato. Ci siamo incontrati sul lavoro e da lì non ci siamo più mollati, quindi il calcio è diventato il mio lavoro, ma non solo, è diventata anche la mia grande passione. Benvenuti a Controcampo, 20ª giornata in Serie A. Ospiti, Federica Fontana! Anzi, sono diventata rossonera attraverso un sondaggio che feci in un programma televisivo a guida del campionato. Benvenuti! 13.02 in diretta dallo studio 5 di Colonia Monzese. Buongiorno Federica Fontana! Buongiorno, buona domenica! Dove dovevo trovare la squadra del cuore. E allora lì si era un po' diviso tra Milan e Inter. I telespettatori hanno scelto che dovessi tifare Milan e quindi poi da lì è partito tutto. Quindi insomma è partito un po' come un gioco, ma poi è diventato un grande amore. Ciao, viva Guido Campionato! Tutte le presentazioni del Milan mi hanno sempre emozionato, ho avuto la fortuna di poter essere una dei volti che ha sempre dato voce alle grandi riunioni, alle grandi celebrazioni, ai grandi eventi. Quindi probabilmente anche quella è stata sicuramente un'esperienza che ricordo con grandi trasporti di emozioni e di energie. Ho avuto anche il privilegio di premiare e di consegnare alla squadra San Siro proprio in occasione del 2007 la Coppa di Champions League insieme a Matteo Teocoli, che è stata una bellissima esperienza che mi porto nel cuore. San Siro, 80.000 persone che gridavano, che erano entusiaste, calde, c'era un'energia quasi come una centrale idroelettrica, quindi stupenda. Forse l'energia è l'energia che ho sempre, è l'energia buona e la cosa buona è che magari si riesce a trasmettere. Prima la trasmettevo molto in televisione attraverso comunque, sai, portare anche un po' di serenità nelle case degli italiani, un po' di svago parlando del calcio che comunque è un gioco, una passione, è un credo, no? E quindi rasserenare le persone, trasmettergli un sorriso, insomma, quando si fa un lavoro come questo si ha anche la coscienza di dover trasferire qualcosa di buono a chi ti sta dall'altra parte, arrivare dandogli delle informazioni ma dando anche delle emozioni e dando anche energia. Forse questo è stato il binomio, io riesco a entrare nella tuba degli italiani dando dell'energia e quindi forse questa cosa ha funzionato. Dovevo diventare medico. Sinceramente è un pallino che mi è rimasto ancora oggi, mi sto molto avvicinando ad un percorso più che medico psicologico. C'è stata questa grande occasione, l'ho sfruttata, l'ho galoppata, mi sono divertita, continua ad essere sempre la cosa che preferisco fare, però sto cercando di completare tutto il mio percorso, ritornando anche ai vecchi amori, cioè della medicina, di diventare medico, di studiare questa professione. I social sono sicuramente un grande canale per trasferire e trasferire oggi informazioni cattive, informazioni, cattivi insegnamenti di vita non è il mio, vorrei invece trasferire messaggi positivi, trasferire degli entusiasmi, trasferire energia, rendere più positive le persone. Capisco che non è sempre facile per il momento critico della vita in cui viviamo, però non possiamo solo piegarci e essere tristi su noi stessi, dobbiamo reagire e secondo me si può reagire con un sorriso e quindi la mia missione sui social è quella. Ran Federan è il mio blog, il mio sito e l'ho chiamato così proprio perché non si sta mai fermi in questa vita, si è sempre di corsa, si è di corsa perché si è mamme, si è di corsa perché si va a lavorare, almeno noi a Milano corriamo sempre e quindi secondo me rispecchiava molto bene questa mia filosofia. È nato ormai quasi una decina di anni fa perché volevo raccontare le cose buone che facevo nella mia giornata, no? Gli allenamenti, prendermi cura di me stessa, mangiare sano, avere secondo me
chi si prende cura di se stessi ha amor proprio, quindi tutti dovrebbero farlo e è un valore che secondo me non è da trascurare. Il sito è nato proprio per questo, per raccontare qualcosa che io facevo con passione durante le mie giornate. Una cosa che mi ha molto divertito sono stati dei programmi su Italia 1, fatti con Luca e Paolo ed Elisabetta Canalis, che era questo programma, si chiamava Ciro, un programma di intrattenimento di comici, e comunque c'era una bella energia, perché anche solo stare a contatto dei comici e comunque delle persone che fanno ridere veramente ti dà il buon umore, e quindi forse quella la ricordo come un'esperienza molto divertente, molto energetica. Mi viene in mente un consiglio che mi diede Maurizio Costanzo in un camerino prima di iniziare una puntata del famosissimo Maurizio Costanzo Show. Mi ha detto: signorina Fontana, nella vita non si può fingere di essere quello che non si è, e davanti anche alle telecamere bisogna essere se stessi e bisogna raccontare la propria verità e la propria vita. Secondo me quello rimase nella mia memoria, nel mio cuore, nei miei pensieri come un bel consiglio che tutt'oggi ricordo con piacere. La passione del calcio in famiglia è un argomento molto delicato. Sono riuscita a trasmettere la mia passione a mia figlia, che è milanista, mi segue un po' di più, ma mio figlio, per colpa di un paio di calzine antiscivolo nere e blu, è diventato interista. Quindi abbiamo anche un bel derby in famiglia, devo dire che è anche divertente perché c'è un po' più di sale quando guardiamo il derby, o comunque quando è la classifica dove l'Inter premeggia, il Milan è indietro, o comunque io quando festeggiavo tutti i successi del Milan, insomma abbiamo un calcio movimentato in famiglia, e non sono riuscita a far diventare anche lui milanista, però lo porto spesso allo stadio e lo porto a vedere il Milan ovviamente. Non ricordo la prima volta a San Siro, però posso dirti che la volta più emozionante è stata proprio quando sono scesa in campo per raccontare a 80.000 persone che erano lì nel 2007 che avevamo vinto una bellissima coppa e che questa coppa doveva essere consegnata ai vincitori, e ho capito quando un giocatore entra in campo l'emozione che il tifoso trasmette, perché ti senti proprio al centro di tutta questa energia, di tutto questo calore, di tutto questo amore, di queste grida, di questo affetto, cioè, ed è stata per me un'emozione grandissima. Ovviamente non lo dicevano a me, ma mi sono stata travolta da questa grande emozione. Quindi io forse con lo stadio la cosa che collego più forte, il ricordo che ho più forte, non è stata la mia prima volta, ma è stata proprio l'occasione, l'onore, la possibilità di prendere parte a questa cosa stupenda. Adoravo andare a vedere Milan quando c'era Kakà, che trovavo un calciatore così elegante dai tratti anche caratteriali che sposano molto la mia filosofia, quindi mi sono molto ritrovata in questo calciatore, devo dire la verità, ma ero molto affezionata al Milan di Nesta, di Maldini, di Costa Curta, insomma al Milan che ho vissuto tanto e che mi faceva veramente gioire. Sono ottima amica anche del nostro capitano Viale, e per me il Milan è qualcosa che continua sempre nella vita, nel mio percorso. E poi sono molto contenta che sia il capitano del Milan. Devo dire la verità, il calcio si è evoluto tantissimo e anche il modo di poterlo comunicare. Un tempo si aspettava la domenica e il grande evento per poter vedere il calcio. Oggi il calcio è spalmato veramente sull'arco di tutta la settimana, quindi la comunicazione e la percezione è diversa, è qualcosa che tu puoi avere sempre, e invece un tempo era qualcosa di privilegiato che solo la domenica potevi gustarti. Quindi sicuramente il desiderio anche da parte del tifoso è cambiato, perché l'offerta è più ampia. Non posso dire che si sia evoluto in bene o in male, l'evoluzione c'è. Bisogna far sì che l'evoluzione diventi positiva. Sono molto amica di Cristiana Capotondi, che mi ha sempre invitata ad andare a giocare con un gruppo di ragazze che giocavano a questo calcetto, ma io per paura di farmi male non sono mai andata, anche se sono una grande sportiva. Quindi non mi sono mai approcciata al calcio femminile, anche se poi da piccolina giocavo spesso a calcio con i miei amici maschi, è una cosa che ho fatto, anzi ero un maschiaccio, quindi mi piaceva anche. Dovrei essere un po' più vicina e presente alle sportive italiane che giocano a calcio. Voglio al più presto raccontarvi la mia prima volta allo stadio a vedere una partita di calcio al femminile. Perché no? Magari affezionarsi anche alle rossonere del Milan.
Come diciamo che tutto si evolve, il Milan si evolve, Federica si evolve, tutti ci evolviamo in qualcosa di diverso. Non è facile cambiare, bisogna avere i valori che ci tengono comunque radicati e bisogna cercare di trovare nuove passioni che entrano nella vita per arricchire la tua vita. A me è successo di incontrare questo yoga, che uno dice no, cos'è? Però l'ho iniziato a fare, a praticare come sorta di allenamento, quindi per curare il corpo. A questo è arrivato anche la scoperta di che lo yoga ti può trasferire molto di più, perché è una cura del corpo attraverso la mente, è un rafforzamento della mente e secondo me sarebbe anche interessante vedere per gli sportivi, che comunque fanno un lavoro dove la mente è molto importante perché devi rimanere concentrato, devi tenere le tensioni, potrebbe essere anche un buon binomio. Io ho scoperto che nella mia vita mi ha cambiato le giornate, mi ha cambiato l'approccio, il modo di vedere le cose, è una filosofia che va al di là solo appunto quindi della pratica fisica, ma mi piace perché è una pratica più psicologica, mentale e anche di questo mi sento un po' ambassador, perché ho contagiato molte amiche e gran parte della mia community a provare a farlo e secondo me quando si riesce a fare qualcosa come questa, quindi qualcosa di buono, far provare una cosa che può essere positiva nei confronti di una persona, mi sento di aver ottenuto un risultato e di aver raggiunto il mio traguardo. Io con Casa Milan mi sento sempre vicina, sono sempre felice dei loro inviti, vado spessissimo allo stadio, ormai alcune partite, addirittura da Torino mi invitano ad andare a vedere Juve-Milan perché mi dicono no, Federica, la partita senza di te non possiamo giocare questa partita senza te. È da un po' di anni che non vinciamo quella partita, però io è da un po' di anni che continuo ad andare e continuo a cercare di portare buono al mio Milan, insomma vorrei sempre di più. Con Casa Milan c'è un buonissimo rapporto e è una casa della quale non voglio perdere l'indirizzo. Porto sempre anche con grande orgoglio i miei figli a vedere i trofei del Milan e è un punto di riferimento della vita, sì.